nuovo, dove i giovani imparano un po' dove stanno andando i lavori del futuro, cioè qual è l'impatto di questo rapidissimo sviluppo tecnologico che stiamo vivendo. L'epoca che viviamo è chiamata l'epoca della grande accelerazione, proprio perché i cambiamenti tecnologici sono così rapidi che inducono un cambiamento in tutta la nostra vita, no? In particolar modo ha degli impatti molto importanti sulla vita professionale di chi domani dovrà approcciarsi al mondo del lavoro. Noi questo ambiente partiamo, questa dimostrazione, questa palestra proprio, dove possono allenare le proprie competenze, parte dalla scuola. La scuola è l'interlocutore privilegiato della Fondazione Mondo Digitale. Questa mattina in tutti i laboratori abbiamo una classe. Normalmente vengono gratuitamente con la propria insegnante e imparano anche a capire come cambia il modo di apprendere, di imparare, ma anche gli insegnanti apprendono e capiscono come cambia anche il lavoro dell'insegnante con tantissima tecnologia e tantissima conoscenza nuova a disposizione, perché appunto la rete internet è anche una grandissima occasione di conoscenza. Allora oggi invece è una giornata un po' speciale, una giornata dedicata anche a chi ha la vostra età, no? A chi è più su con gli anni. Noi abbiamo dei progetti molto belli per l'alfabetizzazione digitale degli over 60, che chiamiamo tutti in rete, che facciamo sempre nelle scuole, per cui normalmente voi non venite qua, però siamo noi che vi portiamo nelle scuole e sono i ragazzi delle scuole di tutti gli ordini che vi insegnano l'uso di internet, della posta elettronica. Ecco, oggi però il Comune di Roma qua inaugura un punto che hanno chiamato Roma Facile, proprio dedicato a questo, dedicato a chi magari non è esperto nell'uso del computer, di internet, invece vuole avere un luogo anche fisico dove poter accedere e dove poter imparare anche ad utilizzare internet e computer. Allora, io mi chiudo qua e vi presento l'assessore Flavia Marzano, assessore a Roma Semplice di Roma Capitale. Grazie a voi, sono molto contenta di organizzare queste cose proprio perché è il punto di connessione tra il super tecnologico e la realtà, nel senso che gli esseri umani sono esseri umani e devono sicuramente fruire delle nuove tecnologie, ma lo devono fare con consapevolezza. E qui mi è venuta la parola consapevolezza, che in realtà rivolgo più ai giovani, perché spesso sono tecnologicissimi, nel senso che gli danno in mano uno smartphone e in 3 secondi lo sanno usare, ma spesso non sanno consapevolmente cosa c'è dietro. E quindi questo serve invece ai genitori e ai nonni e a loro stessi di capire che cosa c'è dietro. E su questo si possono fare proprio eventi formativi. Che cosa sono questi punti Roma Facile? Lo accennava Mirta prima. Fondamentalmente, come Roma Capitale, ovviamente abbiamo servizi online, e questo è normale, nel senso che siamo nel 2017, dobbiamo adeguarci alle tecnologie, semplificano ovviamente alcuni servizi, anziché prendere l'appuntamento, farmi la coda al municipio, riesco a fare alcuni servizi online, quindi scrivere mio figlio a scuola, lo posso fare online, perché mai devo andarlo a fare, però lo devo saper fare. E visto che non tutti, purtroppo ci sono dei dati faticosi in Italia, e attenzione, non è solo l'anziano, tra i 15 e i 70 anni un romano su 4 non è mai andato in internet, mai, che significa che ovviamente non è in grado di fruire del servizio online. Visto che non vogliamo, non possiamo, ma non vogliamo escludere così tante persone, perché uno su 4 sono 700.000 romani, che non è pensabile che li escludiamo dai servizi, allora abbiamo ipotizzato di organizzare questi punti Roma Facile, su cui io posso andare appunto a farmi aiutare a scrivere mio figlio a scuola, ma soprattutto poi c'è tutta la parte invece di seminari, quindi di formazione, che magari qualcuno di voi invece è in grado anche di insegnare, perché no? Quindi potreste alcune cose impararle, alcune cose insegnare, quindi diventa un modo di fare comunità sul territorio in cui ci si insegna a utilizzare meglio le tecnologie. L'uso consapevole dei social network, ma fruire dei servizi online. Le tecnologie esistono, sono sempre più evolute, sono anche per fortuna facili da usare, ma a volte manca la consapevolezza, a volte semplicemente uno non ha la connessione a internet a casa e non sa come fare. Vieni qui perché grazie a Mirta, alla Fondazione Mondo Digitale, adesso ce n'è anche uno qui, trova una persona
che lo aiuta a farlo, lo aiuterà la prima, la seconda, la terza volta, probabilmente dalla quarta in poi sarà in grado anche di farselo da solo, quindi è anche un modo di imparare, oltre che, ripeto, i seminari. Io direi che non ho altro da dire. Dietro di me scorrono le slide, ce ne saranno anche altri, ovviamente entro giugno vogliamo averne uno almeno in ogni municipio, quindi ringrazio la Fondazione, ringrazio il municipio e ringrazio i volontari che hanno organizzato questa cosa, perché sono anche qui, sono volontari, quindi è un altro bel segnale di mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie conoscenze per fare qualcosa di utile. Grazie. Allora, adesso Piero Accolo, mi assessore alle attività produttive e sviluppo locale del Municipio 7, dove siamo? Grazie, buongiorno a tutti. Non conoscevo, dire la verità, la Fondazione. Sono rimasto entusiasta in 10 minuti di presentazione che mi è stato fatto. Mi è stato trasmesso una carica che vedo quello che ero io qualche anno fa, però quando ero studente di un istituto tecnico e poi successivamente nel passato. Ho lasciato l'ecologia e sono passato all'economia, anche se poi mi è rimasta ancora dentro. E cerco di trasmetterla ai figli o agli altri ragazzi. Quindi fa piacere aver visto bambini di scuole elementari, medie, superiori o ragazzi che si approcciano all'università o che frequentano già l'università a partecipare all'interno di questi progetti. Spero che questo punto facile, soprattutto per chi non è facilitato l'accesso alla tecnologia, aiuti. Quindi queste sono iniziative da parte del Comune, ringrazio anche qui l'assessore Flavio Marziano che è promotrice di queste iniziative del Comune. Avvicina soprattutto gli anziani, o come anche i miei genitori che fanno parte degli anni 30, ad avvicinarsi alla tecnologia, a cercare di capirla e di essere autosufficienti, e questo è importante. L'Italia è uno dei paesi in Europa che stiamo ancora abbastanza indietro con la tecnologia. Soltanto circa il 30% degli italiani è in grado di utilizzare la piattaforma informatica. Quindi man mano i ragazzi sicuramente vi aiuteranno qui all'interno e vi daranno supporto per qualsiasi iniziativa vorrete intraprendere o per aiutarvi ad avere dei servizi anche da casa. Grazie a tutti e grazie alla Fondazione, che veramente spero di poter partecipare anch'io con di persona e dare un supporto. Grazie ancora. Allora, ne approfitto, invito già l'assessore a uno dei prossimi nostri eventi. Abbiamo un calendario molto vinto anche per il mese d'aprile. Abbiamo diversi hackathon con i ragazzi, uno in particolar modo dedicato all'arte, le nuove espressività d'arte attraverso le nuove tecnologie. Però adesso entriamo nel cuore proprio, vi spieghiamo, vi presentiamo effettivamente quello che potrete trovare da domani qui in Fondazione, però non tutto il giorno, non è che potete venire a qualsiasi ora. Potete venire dalle 10 alle 12 e dalle 4 alle 6, perché normalmente noi siamo veramente affollati di ragazzini, per cui è molto importante che sappiate bene gli orari in cui vi possiamo effettivamente supportare e aiutare ad avere accesso al computer. Allora, adesso Stefano dello staff dell'assessorato. Grazie. Prima di aggiungere due parole e di dare invece il microfono che spiegherà un pochino più nel dettaglio i servizi, farei partire subito un video che abbiamo preparato per vedere il senso complessivo di questo processo di facilitazione.
questo è la prima parte del servizio che riguarda appunto la parte, perché come è stato detto appunto fino adesso si divide sostanzialmente in due parti questo servizio. La prima parte è quella di facilitazione e la seconda parte è quella di promozione della cultura digitale con i seminari. Per quanto riguarda la facilitazione, sostanzialmente ci sono degli orari, come è stato detto, degli appuntamenti che si possono prendere, si viene qui con un problema, una pratica magari da svolgere e insieme a chi, diciamo, al facilitatore o alla facilitatrice, capirete come farla, magari da prima accompagnati dall'inizio alla fine del percorso, se non si ha questa competenza, e poi piano piano, certo, da soli, l'obiettivo è quello poi diretto per il video, insomma, di imparare a fare da soli e quindi poi facendolo a casa. Questi sono proprio degli appuntamenti di facilitazione con obiettivi molto pratici, diciamo che possono durare mezz'ora, 40 minuti, a seconda del caso, e servono a acquisire questi primi strumenti, per cui per esempio aprire un account di posta email per chi non ce l'avesse, nel primo passaggio si può anche far capire come funzionano questi primi passi propedeutici a poter svolgere tutto il resto, e poi vedremo che cosa si può fare ad esempio con registrandosi al portale di Roma Capitale o prendendo lo speaker, il sistema di identità digitale, vi facciamo vedere qualcosina per iniziare, poi chiaramente bisogna venire qui per farlo. Qui voi in altri punti, perché come si diceva, li stiamo aprendo piano piano su tutti i municipi, ne apriremo anche un altro entro giugno proprio nella struttura del municipio settimo per chi fosse di questo territorio, quindi negli uffici, con l'URB, eccetera. Però ci saranno in tutti i municipi, anche in altri spazi, come nelle biblioteche, o come in qualche centro anziani, per esempio, per avvicinarci più agli anziani, anche se non è soltanto rivolto chiaramente agli anziani, è rivolto anche agli stranieri, a chi deve fare iscrivere appunto i figli a scuola. L'altra parte del servizio è quella che dicevamo prima, appunto, della promozione della cultura digitale, cioè una serie di seminari di incontri. Molte persone ci chiedono dei corsi, noi non facciamo dei corsi, i corsi si fanno in altri posti, in altri modi, lo sapete anche meglio di noi quante sono le opportunità. Facciamo dei seminari per approfondire alcuni temi. Come si diceva prima, l'uso responsabile delle tecnologie, lo c'è dietro, quali sono magari anche le leggi, le regole, la privacy, talvolta le siamo un po' facilmente, responsabilmente, non sappiamo dietro la gravità di certe cose che ci scarichiamo sul cellulare, che cosa stiamo dando in cambio come i nostri dati, per esempio, oppure quali sono i diritti sulla privacy per pubblicare o non pubblicare le foto del prossimo, dei minori, o i nostri commenti sui social network, magari riguardanti altre persone. Insomma, approfondiamo questi temi, perché bisogna anche capire a volte, dopo che si è imparato come usare gli strumenti, qual è il quadro complessivo. Magari in alcuni casi parleremo anche di autodiagnosi che si fanno su internet, qual è la qualità delle fonti di informazione che si trovano su internet, a volte sono tante informazioni che sembrano credibili e non lo sono, insomma adesso c'è un grande dibattito su questo. Questi seminari appunto saranno degli incontri con degli appuntamenti con degli esperti, sicuramente qui alla Fondazione Mondo Digitale, che insomma nasce per questo, per fare tante attività di questo tipo sarà più facile farne alcuni, poi sicuramente adesso loro ci ripresenteranno. Quindi come quadro generale ci sono queste due attività principali che chiaramente saranno anche di spunto per noi i vostri commenti, perché facciamo magari anche dei questionari alla fine in cui ci dite il vostro gradimento, quali possono essere gli argomenti di vostro interesse, così lo costruiamo anche un po' insieme in futuro questo servizio, come possiamo migliorare. Io direi che è tutto. E quindi passerei la parola al direttore Accade De Paolo, che è la responsabile del servizio chiama Roma 060606, che conosce meglio di tutti e comunque molto bene i vari servizi online che si possono trovare sul portale piuttosto che andare appunto al municipio, all'ufficio e quindi scuola. Adesso ne facciamo vedere questo alcuni punti. Quindi bisogna essere in qualche maniera identificati.
quindi riconosciuti. Anche noi non facciamo come altri, siamo sul nostro portale, c'è un sistema di identificazione che consente di entrare con delle credenziali e accedere ai servizi, ma dobbiamo ottenere queste credenziali. Accanto a questo sistema, la Presidenza del Consiglio ha varato il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID come nome, adesso lo andremo a vedere. Andiamo la palla, così la vediamo. Meglio. Allora, ottenere lo SPID significa ottenere una carta d'identità elettronica, cioè digitale. Con queste credenziali noi potremo aprire tutti i portali delle pubbliche amministrazioni, perché per legge tutte le pubbliche amministrazioni devono poter far entrare cittadini che hanno queste chiavi d'accesso con la stessa chiave. Credo vi sia capitato, o lo sappiate, no? Ogni portale ha la propria password, anche quelli privati, no? Talvolta, quindi noi siamo pieni di fogliettini, quando ci dice bene, con tutte le credenziali, dalla COP fino a quelle, diciamo, legate all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, il CUD online, sono tutte cose che incombono su di noi. Ognuno di questi ha un proprio sistema di identificazione, quindi per ciascuno di questi noi siamo costretti o a ricordare o a segnarci da qualche parte l'utenza. Allora, cosa ha fatto il governo? Ha deciso che ci deve stare una sola identità digitale che apre tutte le porte pubbliche, perché poi per i privati non possiamo disciplinare. In questo modo ha creato il sistema SPID. Questo sistema, appunto, rilascia le credenziali pubbliche attraverso al momento 5 società che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare credenziali digitali. Quindi ciascuna di queste, adesso collega per farla vedere, queste sono le 5 società che al momento rilasciano ai cittadini credenziali per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. Hanno tutti sistemi misti, diciamo, in parte si va sul portale del singolo gestore, si inizia a digitare chi siamo, quindi nome, cognome, indirizzo di posta, chiaramente è immancabile perché non possiamo farne a meno. Dopodiché in genere si conclude con una visita sul posto, quindi presso le poste, se ad esempio si sceglie poste, oppure presso l'ufficio della società che si sceglie per avere l'utenza. Perché questo rigore? Perché ci consegnano un'identità digitale, quindi chi deterrà quel dato e di fronte di questo ci darà un'utenza deve essere sicuro che la sta rilasciando a me e non a un altro, e deve verificare l'identità della persona. Una volta verificata, si avranno queste credenziali che apriranno, come vi dicevo, tutte le porte. Ciascun cittadino può scegliere liberamente una delle 4 aziende, come vedete, tranne Aruba, che al momento è l'ultima arrivata, le altre hanno tutte una procedura gratuita, perché un altro elemento di questa scelta è quella della gratuità, ci mancherebbe. Quindi ciascun gestore rilascia queste credenziali in forma gratuita, non c'è da pagare nulla, tranne laddove si voglia avere una facilità, ad esempio essere a treno, cioè vengono a casa, quindi in questo caso se si vuole un servizio in più, in quel caso Poste Italiane prevede un pagamento, ma se noi possiamo farlo nelle altre forme è gratuito. Ok? Cosa ci facciamo con questo SPID? Mi apri la pagina di portale. Allora, questo è il portale di Roma Capitale. Come vi dicevo, noi non siamo diversi dagli altri. Tante pubbliche amministrazioni hanno creato un proprio sistema di autenticazione e anche noi abbiamo un'area riservata. Area riservata. Sì, accesso interno. Da qualche mese, quindi precisamente da metà di dicembre, Roma Capitale si è già adeguata al nuovo sistema, quindi
nonostante la normativa preveda che le pubbliche amministrazioni abbiano un anno di tempo per adeguare i propri sistemi informativi, Roma è già pronta. Quindi io, cittadino, che possiedo un'utenza speed nelle forme che abbiamo accennato prima, posso entrare validamente sul portale e accedere con le credenziali che mi ha rilasciato il gestore che io ho scelto di utilizzare. Entra con speed. Come vedete, il sistema mi fa vedere quale i gestori. Io clicco su quello che io so essere il mio gestore di identità. In questo caso, nel mio caso, è InfoCert. Il secondo che digitiamo è il mio password. Come vedete, al primo accesso il sistema mi notifica che sta trasmettendo i miei dati, i dati che il gestore detiene perché appunto è il titolare della mia identità, li sta trasferendo al portale da cui sono partita, quindi a Roma Capitale. Se sono d'accordo, c'è un tasto giù in fondo, Stefano, perfetto, continua. E magicamente, grosso modo, ok, perfettissimo, questo è un classico da mio. Bene. Facciamo vedere sempre queste cose perché fa, cioè, nell'ambito perché può succedere, quindi è giusto che voi vediate che anche succede anche a noi, però sono entrata, ok? Quindi diciamo che la procedura normalmente si digitano l'utenza e si plana praticamente e magicamente sulla pagina di portale in sessione autenticata, sopra c'è il mio nome. Cosa ci faccio con queste credenziali? Nell'ambito di Roma Capitale i servizi sono tanti, sono grosso modo i servizi che io posso avere anche allo sportello, i servizi anagrafici, li posso ottenere tutti i certificati che riguardano me e il mio nucleo familiare. L'unico vincolo è essere residenti diciamo a Roma. Chiaramente io che non vivo a Roma non posso emettere certificati, ma se io vivessi a Roma io potrei andare in quella sezione e fare proprio in modo immediato la scelta di un certificato e pagamento e la stampa, quindi senza muovermi da casa, del certificato. Adesso mi darà che non ho i requisiti. Facciamo vedere che la risposta è negativa, perché appunto, come vi dicevo, non risiedendo a Roma non può trovare i miei dati di certificazione, però io posso vedere altri servizi. Se torni sui servizi online ti faccio una breve carrellata. Un altro servizio importante è quello contravvenzione. Qui non c'è il limite della residenza, chiaramente si circola ancora liberamente e quindi io posso aver preso una contravvenzione e andiamo a vedere, va. Vediamo lì, mi trovo sempre le stesse che c'erano prima, avanti in basso. Qui ci sono tutti i verbali, qui ci sono addirittura anche le foto, nel caso in cui la contravvenzione sia stata, ad esempio, in questo caso è quella, sì, della tangenziale, qui c'è la foto della targa della macchina perché mio figlio è passato in tangenziale in un orario non consentito. Ok? Il mio patentato si persona tutto. E perché tu una volta nel portale suo? Perché mio figlio, la macchina è intestata a me. Ah, ecco. L'altra particolarità è chiaro che è legato al fatto che quella vettura è intestata alla mamma e quindi è chiaro che la multa l'ha presa un'altra persona, ma in realtà è caricata su di me. No, i punti non me l'hanno tolto, fortunatamente, perché non era una di quelle sanzioni. Ma la successiva l'ha intestata al signorino, così. Consiglio, insomma. Dopodiché,
tornando ad altri servizi, un altro servizio interessante io segnalo, si può dialogare direttamente con la polizia locale segnalando stati di degrado o anche situazioni di pericolo, sempre con l'autenticazione. Contributo di soggiorno che va bene per, diciamo, per le imprese, servizi edilizi è un altro servizio di recente istituzione che riguarda tutti i lavori in casa. Cioè, se dobbiamo fare un lavoro in casa, quella che è una CILA, CIN si chiama in gergo, una comunicazione di inizio attività di lavori, tutto questo ormai passa solo unicamente sul portale, quindi il professionista e il proprietario accedono al portale e fanno tutto, puoi andarci, cioè così facciamo vedere la mascherina, suet. Tutta la procedura è completamente dematerializzata, quindi sia... ecco, io in questo caso non ho nulla, non sto facendo nessun intervento edilizio. Se io l'avessi avuta avrei qui tra le richieste avviate tutto il progetto e potrei seguire l'andamento della concessione e tutti i passi che via via vengono fatti, anche quelli più complessi, dal portale. Analogamente il professionista, cioè il tecnico a cui io incaricherò per fare la pratica. Questa è anche una rivoluzione interna, lo so che magari a voi interessa meno, però anche gli uffici lavorano sulla stessa piattaforma, quindi nel momento in cui parte la richiesta di CILA per via del quadrato, chiaramente il tecnico non deve più preoccuparsi, ma quale municipio è? Poi sono anche cambiati, quindi c'è un po' di disorientamento. Il sistema smista il municipio di appartenenza direttamente e il tecnico del municipio, in modo del tutto casuale, riceve, perché saranno più di uno, in base ai carichi di lavoro, la pratica. Questo è anche un indice di grande trasparenza, oltre che di ottimizzazione del lavoro. Anche il catastro c'è? No. Catastro? No, non ce l'abbiamo ancora, no. Via via i servizi vengono implementati. Un altro servizio che è importante, soprattutto in questi giorni, è tutto quello legato ai servizi scolastici. A breve avremo, ci siamo? A breve partirà l'iscrizione all'asilo nido e quindi ci sarà una forte, diciamo, partecipazione su queste pagine per l'iscrizione dei bambini al nido. Abbiamo finito da poco l'iscrizione alla scuola moderna e anche tutte le fasi successive, anche l'accettazione del posto, il pagamento della mensa, cioè sono tutti servizi che passano sul portale, però bisogna avere chiaramente la chiave per entrare. La chiave che noi immaginiamo del futuro è quella unica, cioè quella rilasciata nel sistema pubblico di identità digitale. Cioè non voglio che uno può avere questa utenza anche solo unità dal comune. Stiamo cercando di spiegare perché incentiviamo l'altra, perché con questa si entra dappertutto. Vi faccio vedere infatti, senza togliere, cioè non chiudere la sessione, apri l'Inps, che l'ho preparata la pagina, Inps. Accendi con speed, entra, se funziona, dovrei trovare già dentro. Infatti, io sono già dentro, il sistema mi sta chiedendo però una ulteriore credenziale, perché speed addirittura è già preparato per un sistema ancora più rigoroso di verifica dell'identità. INPS ha deciso che i propri servizi sono più sensibili e quindi non solo chiede una credenziale, che è quella che ho citato prima, di un nome utente e una password, ma una ulteriore protezione che è un po' come quella, se qualcuno di voi l'ha mai visto, ce l'ha sicuramente qualcuno sì, per le banche. Voi vedete magari una chiavetta, no? Che va spinto un pulsantino e lì c'è un numero. L'INPS ha chiesto che i propri servizi siano sottoposti a questa ulteriore credenziale. Il sistema già sa che sono io, mi sta chiedendo la terza credenziale, io adesso col cellulare mi faccio dare il numeretto, entriamo e poi chiudiamo perché magari abbiamo già visto tutto. Ma il numero lo dà l'Inps? No, il numero della credenziale me lo dà l'app, in questo caso, del gestore. Di dove io sono. No, non è ancora attuale però, cioè, è lo stesso logo, ho aperto ieri sera, ho aperto tutto con la certificata e con il pin del libro.
Se non sbaglio darà anche errore perché non c'è il colore 730. Non c'è? Visto che avevo lanciato il 730. Ottengo un'identità digitale, il consiglio è quella pubblica perché mi consentirà di passare dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS, al portale di Roma Capitale, piuttosto che anche un portale di un altro comune, magari avete una casa nel litorale. Quindi è personalizzata l'accesso alla cosa. Certo. Se io voglio fare un certificato, che si prende di 250 anziani, voglio fare un certificato per la signora. No, me lo consente, no. Quindi solo allora, stiamo parlando di sistema pubblico di identità digitale personale, quindi valutare la carta di identità, io faccio di persona le mie cose, è anche diciamo una tutela, okay. Cosa può fare? Lei può aiutare la persona che viene da lei a iscriversi al portale o a Skill in modo che solo può fare da solo, ok? Sì, sì, questo è un po' lo spirito, dicevo, potete entrare con le stesse credenziali, ad esempio sul portale nel comune di Nettuno e magari pagare la tassa sulla rete urbana senza dover ogni volta andare, quindi può essere utile anche per me. È successo. Bene. Che non mi arriva a casa della rete urbana mio figlio e adesso lo può fare da sola sicuro. Vi saluto. Parte di voi vi conosciamo, abbiamo fatto nel tempo con Carla dei percorsi insieme, con Anna Maria e con tanti che sono in sala, alcuni di voi in questo momento stanno seguendo i nostri corsi sul territorio, i corsi di alfabetizzazione digitale che teniamo appunto perché da tanto tempo, dal 2003 la Fondazione Mondo Digitale ha deciso insieme alle tante altre attività che svolge di prendersi cura dell'alfabetizzazione digitale dal basso, soprattutto delle categorie che non sempre hanno l'occasione, la possibilità di seguire un corso, anche proprio per sentirsi, molti ci dicono, al passo con i tempi, o comunque non sentirsi esclusi, no? Perché anche quando banalmente si sente un telegiornale, a un certo punto ti dice tutto il resto su www e questo www a volte mette anche un po' di ansia. Quindi noi da tanti anni facciamo tante attività con tante persone che hanno arricchito anche il nostro modo di essere presenti sul territorio, in particolare nella città di Roma. Quindi questo fatto che ci sia
orgoglisce moltissimo che sia, siamo stati scelti, che sia qui, perché ci sembra un po' una conferma di quel lavoro che abbiamo fatto in questi anni. E ci è già venuto in mente moltissimo di come animarlo, di come renderlo vivace e di intrecciarlo con le attività che facciamo. Infatti Stefano, no? Con te tu sei un docente di una scuola di 21, i tuoi ragazzi sono nell'altra aula e stanno seguendo un corso sulle app. E, allora, l'interessante di aver coinvolto anche Stefano, che ci segue da tanto tempo, è proprio perché chiacchierando era venuto fuori che lui ha molto a cuore il tema della sicurezza in internet, perché da docente responsabile deve occuparsi di come i ragazzi usano il cellulare in classe, piuttosto che come usano la rete, fino a insegnargli come si costruisce un'app. Questi ragazzi si stanno allenando proprio a questo, sapete, le app sono queste disegnini che abbiamo sui nostri cellulari e che c'è qualcuno che le ha costruite e danno una funzionalità, e lui sta allenando i suoi ragazzi a questo. Allora abbiamo pensato che uno degli appuntamenti prossimi sarà un workshop in cui si parlerà della navigazione consapevole, perché molto spesso si utilizza la rete senza pensare a quelli che possono essere risvolti a volte negativi. Tutti i dati che noi mettiamo in rete, purtroppo o per fortuna, rimangono lì, e poi diventa molto difficile, se non impossibile a volte, farli rimuovere da questi enormi archivi, questi database che registrano tutte le nostre attività. E spesso i ragazzi non sanno, perché loro utilizzano la Gmail, perché magari hanno creato un account WhatsApp, perché hanno, molti dei nostri ragazzi magari hanno un loro YouTube, quindi un canale YouTube in cui mettono delle immagini. Tutti praticamente utilizzano Facebook, tutti hanno WhatsApp. Quindi tutti questi dati poi alla fine vengono incrociati, ci sono sistemi che incrociano tutte le nostre attività in rete. Quale può essere il problema? Il problema è che a volte, inconsapevolmente, anche dovuta all'età di chi fa uso di questi strumenti, si mettono delle informazioni che poi possono essere utilizzate da persone con fini non sempre costruttivi. Quindi sapere che prima di mettere qualcosa in rete bisogna pensarci un pochettino su, forse aiuta i ragazzi. E noi cerchiamo di renderli consapevoli dei rischi che questo possa comportare. Sì, e il senso è questo, perché ho chiesto appunto a Stefano, come adesso chiederò a tutti loro, di dire qualcosa, perché abbiamo pensato che era importante coinvolgere tutta la nostra comunità per animare e tenere vivo e rilanciare con veramente i bisogni del territorio questo punto di Roma Facile. E per cui loro saranno alcuni dei volti che voi continuerete a vedere, ce ne saranno altri, man mano che avremo persone competenti le faremo sicuramente scendere in campo. Passo quindi adesso la parola adatta, passo la parola adatta, che è un grandissimo amico della fondazione, è un uomo molto coraggioso, lui ha una bellissima storia che vi racconterà per chi continuerà a seguire il punto. Lui adesso lavora alla Croce Rossa, è responsabile della Croce Rossa, ed è venuto con alcuni dei ragazzi che sono seduti lì in fondo, vengono dal Bangladesh piuttosto che dall'Eritrea. Con ATTA abbiamo fatto un accordo che si sta realizzando in questi mesi. I suoi ragazzi, ma anche altri, potranno seguire un corso di alfabetizzazione di base di informatica proprio per essere dei cittadini maggiormente integrati. E con l'occasione del punto Roma Facile abbiamo pensato che i ragazzi più virtuosi, quelli che oltre a usare il computer per studiare ancora di più l'italiano per inserirsi meglio, e quelli che dimostreranno di avere un'attitudine anche all'informatica, diventeranno anche loro degli aiutanti del punto Roma Facile, proprio per poter arrivare, grazie alle loro competenze bengalesi piuttosto che delle altre lingue, anche arrivare ad altri cittadini. Che cosa rappresenta per i tuoi ragazzi questa occasione? Primo del buongiorno a tutti, sono Adam. È emozionante. Devo dire grazie a Fondazione Mondo Digitale per averci dato questa possibilità. Ovvio che i migranti che vengono qui in Italia, la maggior parte di loro non sono informati. Noi dobbiamo
questo programma con loro. Sì, tra l'altro è interessante, discutendo con Alfa, stavamo vedendo che rispetto a un corso tradizionale che noi facciamo, per esempio per i nonni in sala sono a scuola in questo periodo, in realtà dobbiamo un attimo modificarlo, perché le esigenze di un migrante sono diverse, magari non ha tutto il tempo di venire 10 incontri, ma ha dei bisogni specifici proprio da soddisfare, anche banalmente come si utilizza un Skype piuttosto che, oppure andare veramente a vedere, come abbiamo visto adesso con Roma Facile, un documento specifico per non fare quelle file lunghe e quindi risparmiare poi tempo. Tutti i nostri ragazzi hanno Facebook, hanno un po' usare il computer, ma solo la loro informazione finisce qua, solo usare di Facebook o massimo WhatsApp, ma per le altre cose hanno bisogno di imparare e anche se hanno lavoro di farlo. Purtroppo al momento in Roma nei centri accoglienza tutti pensano che i migranti massimo devono diventare un pizzaiolo o una cosa del genere, ma noi vogliamo cambiare lo standard. Questi giorni sono arrivati più di 5.000 migranti, forse avete sentito, sicuramente in cui si può trovare almeno 100-200 persone da lavorare. Sì, noi abbiamo proprio, li conosciamo, tu ci hai messo in contatto proprio con dei laureati, tra l'altro di materie molto interessanti, dal recupero dei beni culturali, ci sono delle professionalità nelle persone che tu ci hai fatto conoscere, altissime, che magari l'unico handicap è che si parla solo inglese, che poi sembra un handicap, ma invece no, tant'è che alcuni di loro verranno a fare anche dei corsi, no, su queste cose molto avanzate da noi. Noi abbiamo un progetto per loro pure. Anche abbiamo un altro progetto per i ragazzi che sono meno informati e devono cominciare tutto da base. Speriamo che possiamo portare avanti questo progetto. Noi ci siamo, tu ci sei? Sempre. Ok, perfetto, grazie. Ringraziamo anche la compagnia di Riccardo. Allora, Riccardo è Riccardo e Carla che è qui davanti, la moglie, e sono una storica amicizia della fondazione, chi di voi è venuto anche in Campidoglio ha visto anche l'emozione di Riccardo di essere premiato in Campidoglio come una risorsa per il territorio, e questo lo dico anche proprio a Flavia, perché lui è presidente di un centro anziani, si è anche candidato per ospitare un punto, ma ce lo dirà lui, e lui fu premiato in tempi non sospetti, in tempo di nessuna Roma Facile, proprio perché aveva virtuosamente rilanciato le attività della fondazione, ossia avevano fatto un corso presso una scuola vicino al vostro centro, loro stanno nel quartiere Colli Emiene, e dopodiché avevano ricevuto un computer miserello, diciamo la verità, messo lì un piccolo angolo, e questo piccolo angolo è diventato un internet corner frequentatissimo, ma ci dirà meglio Riccardo, per cui lui c'ha la fila adesso perché risolve fatti di tutti quanti. Com'è questa storia? Cioè, io adesso, buongiorno a tutti, non è la scuola che abbiamo fatto grazie a voi, no? Noi ci siamo appoggiati all'istituto che si pilareranno, da quale siamo andato quindi il connubio con la gioventù che sa tanto più di noi siamo proprio dei neofiti, e ci ha insegnato l'ABC del computer. Piano piano ci siamo organizzati, ci siamo attrezzati, abbiamo aumentato le postazioni, e adesso chi vuole viene da noi e può usare il computer, se lo sa usare, altrimenti chiede l'aiuto a uno di voi e lo indirizziamo, gli facciamo le cose. Non è che l'altro domandato all'assessore se era possibile espandere questa cosa, sicuramente in futuro magari. Volentierissimo. Quindi se questo servizio potrà essere esteso anche a voi per poter colloquiare con tutti quanti gli abitanti del quartiere, che se sanno che c'è questa cosa che funziona, saranno ben felici anziché andare al municipio di venire da noi e quindi risparmiare tempo, e poi ci conosciamo tutti nel quartiere, quindi quando vengono sanno che con l'accoglienza che trovano. Io devo ringraziare in questa sede Cecilia, che è sempre stata al nostro fianco,
Franco che ci ha supportato. E in quest'ultimo tempo c'è stata un pochino di carenza di comunicazione. Ci siamo visti poco. Quindi io sollecito questa, ci avrebbe dato un intermediario, chiamiamolo così, un termine un po' brutto, che poi ci è mancato, era quello che faceva la riunione tra voi e le scuole vicine. Ma, no, è stato fatto apposta perché volevamo creare un po' di astinenza per vedere se, no? Capito? Adesso possiamo tornare perché si è detto. Io spero che questa attività prosegua, possibilmente questi rapporti si riavvacino prima della fine del mio mandato, perché so sicuramente quest'anno mi scade, avrò chi poi possibilità naturalmente l'attività che già sa appunto c'è formato, perché la gente che seguita poi un pochino più giovane di me e quindi essere pronta, già preparata. Bene, io ti ringrazio e per quanto vorrei ancora parlare. Bene. Flavia ha 17 anni, 18, e quindi Flavia è uno dei 21.000 giovani italiani che stanno da 14 anni a questa parte alfabetizzando gli italiani over 60. Allora Flavia, tu tra l'altro sei qui con una promozione, diciamo così, no? Perché Flavia negli anni passati ha fatto la tutor, quindi ha affiancato dei Riccardo della situazione, quest'anno è stata particolarmente brava, ha allenato i suoi compagni ad essere un bravo tutor. Cosa bisogna essere o fare per essere un bravo tutor? Tanto buongiorno a tutti. E una cosa importante per essere un buon tutor è il dialogo. Imparare a conoscere il proprio nonno e soprattutto capire quali siano le loro esigenze per cercare di andare incontro e di spiegargli tutti quelli che sono i loro dubbi o paure inerenti all'internet oppure a quello che è il computer, che è una sorta di macchina oscura per loro, e alcuni hanno anche un po' paura di questa tecnologia che è sempre in continuo evoluzione. Tu sei quindi una volontaria della conoscenza e come ti fa sentire avere questo titolo ormai? Sicuramente è una grande emozione perché ho lavorato e continuo a lavorare, diciamo, con i nonni con immenso entusiasmo e ecco, vorrei anche candidarmi per essere una tutor di punto loro facile. Ti prendiamo in parola. Va bene, perfetto. Quindi i ragazzi non hanno perché hanno ancora in un certo senso di volontariato, non a tutti sta comodo il classico volontariato in ospedale piuttosto che, ma il volontario della conoscenza è proprio colui che conosce, in questo caso l'informatica, e ha piacere di affiancare qualcuno che non lo sa. Diciamo che io con la nonna che ho avuto l'anno scorso sono rimasta in contatto e ci sentiamo molto spesso, quindi è molto educativo e a me ha insegnato molte cose, anche dal punto di vista umano. E proprio di questo cerchiamo di parlare con Gabriella. Gabriella, allora tu sei la docente anche di Flavia, sei la docente dell'Istituto Tecnico Commerciale Lombardo della Radice, tra l'altro una scuola qui di zona, la vostra scuola in particolare, chi segui tu, abbiamo visto tante Flavie molto interessanti, no? Che sono anche spesso venute in fondazione. Quindi perché seguire, quindi perché ospitare un corso per esempio di alfabetizzazione per i cittadini, in questo caso per gli anziani, che valore ha per la scuola e per i ragazzi? Per la scuola ha avuto un grande successo. Noi siamo partiti ancora prima di sapere dei nonni su internet, perché abbiamo aperto il territorio per varie iniziative in quanto c'è per diciamo, controllare e verificare le esigenze, no? Intanto nel territorio dove siamo, noi siamo a Capolinea Medro Anagnino, e quindi un quartiere molto grande, l'osteria
del Curato, Cinecittà Est per capirsi. E, quando abbiamo visto che venivamo qua con gli studenti, ho accompagnato molti studenti a fare dei corsi proprio per avere come dire, una conoscenza, no, dell'evoluzione tecnologica che passa per gli studenti. Abbiamo pensato, quando abbiamo visto che c'era pure questa opportunità, di aprire anche a, diciamo, ai nonni, ecco. E quindi io ho fatto un po' da promotrice di questa cosa e devo dire che è molto interessante. Noi abbiamo fatto questa esperienza già l'anno scorso, quella di, ecco, far rallentare gli studenti. Gli studenti sono dei navigatori, come dire, smodati, no? Di internet, e quindi spesso loro non riflettono e nello stesso tempo comunicano poco. Quindi l'esperienza con le persone, come dire, più grandi di noi o li ha costretti a riflettere e a essere più consapevoli di quello che sanno e anche sforzarsi di avere un tipo di dialogo, perché secondo me il dialogo verso gli altri che sono magari un po' più lenti, ecco, diciamo così, no? Quindi ha favorito, a mio avviso, un apprendimento fra le generazioni, ma anche un apprendimento collaborativo fra di loro, perché loro, se hanno qualche difficoltà, si consultano. Io sono presente, oppure presente magari un altro collega se c'è un'esigenza scolastica, come sostegno, come dire, c'è una difficoltà, la risolviamo. Però prima di tutto se la risolvono fra di loro, ecco, e collaborano perché ci sia questo, come dire, successo per l'informatica, per la navigazione e quant'altro. Allora, come dicevo, una parte delle persone che noi possiamo scendere in campo insieme a noi per l'apertura di questo punto di Roma Facile, per cui trovate sicuramente qualcuno che fa il caso vostro, che vi possa aiutare, sia in italiano che, come abbiamo visto con Atta, anche in altre lingue. Per cui noi siamo veramente contenti, vi aspettiamo da domani e quindi chiedo al direttore generale se vuole fare volete aggiungere una cosa. Ecco, sì, scusate, volevo dire che ne parlerò con dirigente scolastico della mia scuola, ma comunque noi possiamo fornire un po' di volontari tra gli studenti anche per un supporto a voi per questa iniziativa che mi sembra molto interessante. Va bene, grazie mille, sicuramente ci siamo trovati. No, allora io semplicemente voglio ringraziare tutti per essere stati qua questa mattina. Abbiamo voluto dare un'idea anche, no, all'assessore Massano, all'assessore del municipio, anche l'idea del target diverso che partecipa normalmente alle attività della Fondazione Mondo Digitale. Noi siamo una realtà molto radicata nel territorio romano, lavoriamo con oltre 200 scuole, però siamo impegnati molto in tutte le aree, noi lavoriamo dal Trentino fino alla Sicilia, è per questo che anch'io Cecilia la vedo pochissimo, perché lei, come sa bene, Cecilia è molto brava, per cui è capace di mobilitare il territorio in qualsiasi regione italiana noi siamo andati. Per cui questo solo per dirvi che per noi è un po' una sfida questa, no? di aprire un po' le porte dal lunedì al venerdì per far sì che utenti, anche singoli, possano venire qua e ad accedere al punto Roma Semplice. Noi normalmente non abbiamo utenti singoli, vengono classi, vengono gruppi di ragazzi, insomma sarà una sfida importante, per cui è molto importante l'aiuto di tutti quelli che vorranno darcelo, ma soprattutto l'aiuto del comune, del municipio in particolare, per far sì che le attività che l'assessorato Roma Semplice vorrà promuovere in questo luogo vengano poi amplificate dal municipio, per far sì che tutti voi, ma anche questo municipio bellissimo, molto grande, molto popoloso, ci sono tanti giovani, però ecco, l'importante è che il comune e il municipio siano capaci di raggiungere il territorio e informare sulle attività che noi faremo in questo luogo. Perciò grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Noi di fare il nostro lavoro un pochino meglio, perché se non arriviamo sul territorio a fare queste cose non abbiamo fatto neanche metà del nostro lavoro, insomma. Quindi, e
grazie a voi di essere qui, grazie a voi di averci messo la testa, il cuore, la passione, il tempo, perché sono tutte cose che costano, anche se non costano, no? E quindi è veramente prezioso per chi fa, e accolgo volentieri la sua proposta. Verremo anche ai vostri 100 anziani, sicuramente facciamo anche lì un punto. Spero che voi facciate anche il passaparola, perché è difficile anche da parte della fondazione poi raggiungere persone come voi, perché non avete un'alfabetizzazione digitale. Quindi il passaparola sicuramente farà in modo che da dedicare il tempo a questi ragazzi bravissimi, bellissimi, volenterosi, che sono anche il futuro della nostra attività e quindi anche del nostro paese. Prima parlavo con Flavio e dicevo potremmo lanciare un hashtag adotta un nonno, proprio perché uno di questi ragazzi si possono mettere a vostra disposizione per aiutarvi e per non sentirvi strani, quindi non necessariamente andare in municipio a fare le file, ma quando dovreste farlo voi, lavorano. Grazie ancora.